Le lacrime di rabbia del sindaco di Montaguto, Marcello Zecchino, dopo la devastazione da parte dei criminali dell'ambiente e della Costa del Santo, un incendio di ampie proporzioni che ha distrutto decine di ettari di bosco, uccidendo anche rari esemplari della fauna autoctona. In questi territori si erano cominciati a vedere degli istrici, avvistamenti che non avvenivano da anni, perché 3 anni fa c'era stato l'ultimo incendio. E dobbiamo fare in modo che tutto questo non avvenga. Un appello ai cittadini, alle istituzioni, alle forze dell'ordine, ai cittadini, per chi sa dare delle informazioni anche apparentemente insignificanti, ma che possano assicurare alla giustizia questi delinquenti, questi criminali, e un appello a tutte le istituzioni per dare manforte a una comunità piccola che da sola non può farcela, a reggere quest'onda d'urto. E ritornando al discorso di queste mani incendiarie, io non posso far altro che augurare loro, sperare che anche loro conoscano il calore delle fiamme dell'inferno. Un disastro che potrebbe avere una pesante ricaduta anche sull'economia della zona, visto che la statale 90 martedì sarà chiusa al traffico per consentire alla protezione civile di eseguire i primi interventi per la messa in sicurezza del costone, che a causa del rogo è ora interessato da una frana che ha fatto registrare un pericoloso crollo di massi. Devo riconoscere che grazie al tempestivo intervento di tutti gli enti, i vigili del fuoco, comunità montana, la protezione civile della Campania, che hanno messo in campo uomini e mezzi straordinari con voli aerei, che hanno consentito di limitare i danni e circoscrivere l'evento in un giorno soltanto. È stato un evento importante e anche di una gravità tale perché ha minato anche il centro abitato. La prima segnalazione che ho ricevuto era di un principio di incendio a ridosso del centro abitato. Da martedì le attività dei rocciatori, che dovranno eseguire il disgancio e far cadere i massi instabili sulla strada statale per mettere in sicurezza le aree interessate dall'incendio, dovrebbero consentirci in tempi ragionevolmente brevi, si stimano, i tecnici hanno stimato 15 giorni dall'inizio dei lavori, per la riapertura secondo modalità che ANAS stabilirà. Quindi tutti i nostri sforzi sono profusi e protesi in questa direzione, sono sforzi di tutti gli enti, dalla Regione Campania, che ha autorizzato ieri il Comune di Montaguto a sostenere questi primi interventi, individuandolo quale soggetto attuatore per questi primi interventi, alla Protezione Civile della Regione Campania, alla Prefettura che sta mirabilmente conducendo il tavolo tecnico tra ANAS, Regione, Comune di Montaguto e altri enti interessati, per fare in modo che a questa prima fase possa seguire una seconda con una progettazione e una realizzazione di opere definitive, strutturali, che mettano in sicurezza tutta l'arteria.